What we thought to be outside our reach is changing, and we are changing it. Human ingenuity keeps pushing the world forward. At Bayer, we're shaping the future of agriculture, finding better answers to even our best solutions. When we challenge what hasn't been done, we discover the science behind what's yet to come. Buona serata, buona giornata, benvenuti a tutti a questo talk show televisivo in cui parleremo di agricoltura. Un talk show televisivo voluto da Crop Science TV, un vero e proprio canale che prende in esame le varie problematiche che vengono affrontate giorno per giorno dagli agricoltori italiani. Oggi affronteremo una tematica legata al mondo dell'orticoltura. Sapete che noi abbiamo tantissime colture orticole che rappresentano le eccellenze dell'agroalimentare Made in Italy. Tra queste ce n'è una in particolare che è il pomodoro da mensa. Il pomodoro da mensa che rappresenta una delle eccellenze dell'Italia. Pomodoro da mensa che viene prodotto soprattutto in alcune regioni del sud. Pomodoro che tra le altre problematiche affronta anno per anno la problematica dei nematodi in campo. Oggi parleremo proprio di questi argomenti. Lo facciamo qui in questo studio televisivo, lo facciamo qui assieme a Bayer Crop Science Italia e lo facciamo con l'ottica di incontrare tutti i componenti della filiera. Perché? Perché è solo affrontando i problemi assieme che si riesce a capire come risolverli e come in particolare essere sempre più vicino al consumatore. Non dimentichiamoci mai che è il consumatore che paga tutto il prodotto agroalimentare, quindi è fondamentale dare delle risposte che siano chiare, che vadano nell'ottica della sostenibilità e che facciano capire qual è lo sforzo di ogni singola persona che lavora in una filiera per garantire qualità, salubrità e di fatto una massima salubrità di tutte le produzioni agricole italiane. Vediamo di inquadrare la problematica legata al mondo dei nematodi, cioè cosa sono i nematodi e perché sono così importanti. Chiedo scusa ai responsabili dell'Associazione Italiana di Nematologia se non sarò sufficientemente chiaro e non svolgerò una lezione di carattere universitario, ma per me è importante far capire quanto questi organismi siano impattanti per la parte di produzione agricola. In particolare i nematodi sono un gruppo zoologico che è praticamente presente in qualsiasi punto della Terra. È presente sia nei suoli coltivati, sia nei deserti, sia nei fondali marini, sia in acque polari e in oceani. Quindi sono veramente presenti ovunque e in alcuni casi possono creare dei problemi. Alcuni in particolare attaccano le colture ed in particolare le colture agrarie. Possiamo andare avanti. Tra quelli che attaccano le colture agrarie ci sono tre gruppi di nematodi che rappresentano un vero e proprio problema per molti orticoltori e per molti produttori agricoli. In particolare ci sono i nematodi galligeni, ovvero quelli che creano delle galle e dove la forma femminile crea galle all'interno della radice. Poi ci sono i nematodi cisticoli, dove vengono create all'interno delle radici delle cisti vere e proprie che contengono sempre la forma femminile. Poi ci sono i cosiddetti nematodi migratori, ovvero dei nematodi che di fatto arrivano sulla pianta, creano delle punture, creano degli inspessimenti della radice stessa e poi escono e vanno ad attaccare altre parti di radici. Ognuna di queste tipologie è specifica per alcune colture e come vediamo pomodoro, cucurbitacee, legumi, carote, cipolle sono abbastanza affette da questo tipo di problematica. Andiamo ancora avanti.
Vediamo quanto impatta il mondo dei nematodi sulla parte produttiva vera e propria. Sono delle vere e proprie minacce per le coltivazioni e per le colture agrarie. Ci sono alcune colture, come la banana ad esempio, che può avere delle riduzioni di produzione che arrivano fino al 20%, ma la banana è una coltura che ci interessa poco. Ci sono colture ben più vicine al nostro mondo produttivo, come il peperone, lo stesso pomodoro, che hanno dei potenziali decrementi di produzione che possono arrivare fino al 21%. Tra tutti i prodotti che vengono coltivati in Italia, come potete notare, il pomodoro è quella che rischia maggiormente. In linea di massima, a livello globale, i danni provocati da questi parassiti possono arrivare fino al 10-15% della produzione complessiva. Vediamo l'ultima slide e vediamo di capire come si comportano. Di fatto i nematodi sono caratterizzati dal fatto che gli stadi mobili fuoriescono dalle uova e dal secondo stadio cercano di penetrare attivamente sulle radici. Inoltre, come abbiamo visto nei nematodi galligeni e nei nematodi che si incistano, le femmine si incistano all'interno, nei nematodi cisticoli, si incistano all'interno e vanno a formare dei rigonfiamenti, e questi rigonfiamenti non creano solo dei danni estetici, ma di fatto compromettono tutto il sistema linfatico e creano dei problemi all'assorbimento delle soluzioni nutritive. Qui vediamo come le piante si dimostrano a seguito degli attacchi parassitari. C'è normalmente una riduzione dello sviluppo della pianta fino alla morte della pianta stessa, e andando a fare l'estrazione delle radici si nota molto molto chiaramente che le radici sono completamente infestate da queste galle che contengono le forme femminili del parassita. Perché vogliamo parlare oggi di nematodi? Perché l'approccio che c'è sempre stato in questi anni nel controllo di questi parassiti è sempre stato un approccio legato alla realizzazione di interventi fumiganti. E una cosa a cui si è assistito soprattutto negli ultimi anni è che di fatto si tende a fare fumigazione e a ripetere fumigazione senza aver fatto preventivamente una serie di controlli e di verifiche, e si sta assistendo all'utilizzo di prodotti che, nonostante siano stati revocati da anni, continuano ad essere rinnovati con estensioni e con impieghi eccezionali anno per anno, e continuano ad essere utilizzati anche se di fatto non potrebbero essere utilizzati ripetutamente. Questo crea dei problemi per gli agricoltori che, da una parte, ogni anno non sanno se verrà ottenuta un'estensione eccezionale per poter utilizzare il prodotto, quindi devono aspettare fino all'ultimo momento per sapere se avranno o meno delle carte da giocare contro i nematodi. In più, per utilizzare questi prodotti ci vogliono delle attrezzature, dei patentini speciali, ci vogliono degli operatori che siano in grado di utilizzare questo tipo di prodotti. Sono prodotti che normalmente impattano molto sull'ambiente, e tutto questo, diciamo, che non dà molta serenità né al produttore, ma tantomeno al consumatore. L'approccio che cercheremo di approfondire oggi è un approccio che va al di là della chimica, ma è un approccio che è il più integrato possibile, ovvero si cercherà di capire come la parte di intervento con prodotti fitosanitari possa essere integrato da ambito agronomico, dall'utilizzo di varietà adeguate e grazie al ricorso anche di tecnologie informatiche. Perché tecnologie informatiche nell'ambito della difesa dei nematodi? Perché incredibilmente anche l'informatica sta svolgendo un ruolo veramente importante nell'ambito della produzione agricola. Chi mi conosce sa che, oltre ad essere direttore responsabile di Agronotizie, dal 1988 mi occupo di informatica applicata all'agricoltura, e lo faccio all'interno di un'azienda che si chiama ImageLine, e attraverso la prossima slide condivido con voi alcuni numeri per cercare di farvi capire
quanto anche l'informatica e il digitale stanno entrando prepotentemente nell'ambito dell'azienda agricola. Il primo numero che vorrei condividere con noi è questo qui, 261.597. Questo è il numero delle persone che questa mattina era iscritta alla community di Mezzaline, una community di operatori agricoli che utilizzano costantemente l'informatica per aggiornarsi sulle novità e per capire come ridurre gli impatti dei prodotti che vengono utilizzati e come utilizzare i prodotti che sono più efficaci e che danno maggiori gradi di sicurezza nell'ambito dell'utilizzo agricolo. Di questi 261.000 utenti iscritti alla community, andiamo avanti, circa 90.000 sono agricoltori. Questo ci dimostra che anche gli agricoltori utilizzano queste tecnologie e ci dimostra altresì che non è poi così vero che gli agricoltori sono lontani. Calcolando che gli agricoltori attivi in Italia sono poco meno di 1 milione, possiamo già dire che circa il 10% di tutti i produttori agricoli utilizzano tecnologie informatiche e quindi si avvalgono dell'agricoltura digitale. Un altro dato che ci tengo a condividere con voi è questo qui, il numero 52. 52 è il numero di anni che hanno, il numero medio di anni, l'età media che ha l'utente che utilizza sistemi informatici. Questo ci fa capire che non è poi così vero che l'informatica e il digitale siano a completo appannaggio degli agricoltori giovani o dei tecnici giovani. Di fatto, se si danno soluzioni informatiche e digitali che servono all'azienda agricola, l'agricoltore, anche con più di 20, 25, 30 anni, è molto disponibile ad imparare per adottare queste nuove tecniche. Andiamo avanti, e questo è un numero molto grande, sono oltre 239 milioni. Cosa sono? Sono le pagine web che abbiamo fornito con informazioni al mondo agricolo nel solo anno 2020. Quindi vuol dire che sono state create delle pagine, 239 milioni, di pagine con informazioni, consigli, orientamenti, dati che permettono agli agricoltori di fare meglio il proprio lavoro. Altra considerazione, ma in quanta superficie dell'Italia viene applicata la cosiddetta agricoltura digitale? Qui vediamo quanti ettari, sono 605.000, sono 605.000 ettari che vengono gestiti attraverso una procedura che si chiama quaderno di campagna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sui 14 milioni di ettari che rappresentano la SAO agricola nazionale, il 4,11% dell'agricoltura nazionale utilizza e fa ricorso a tecnologie informatiche per mantenere sotto controllo tutti i flussi produttivi, perché gestendo il quaderno di campagna si sa esattamente quando viene la semina, quando viene la fioritura, quando viene la raccolta e quando vengono fatti tutti i trattamenti, sia fertilizzanti sia per la difesa delle colture. Quindi questo ci dà un panorama abbastanza chiaro del come si sta muovendo il mondo digitale e il mondo dell'informatica in agricoltura. Un ultimo numero che vediamo comparire adesso è il 328. Cosa rappresenta? Rappresenta il numero di specie agrarie che si avvalgono delle tecnologie informatiche. Chi pensa che in Italia ci sia un'agricoltura e un agricoltore solo si sbaglia, perché di fatto coltiviamo qualcosa come 328 specie agrarie e di fatto si avvalgono di queste tecnologie sia i produttori di asparago sia di zucchino, passando per il frumento, il mais e qualsiasi altro prodotto alimentare fatto in Italia. Dopo questo preambolo entriamo davvero nel talk show. È un talk show che vi permetterà di seguire in diretta per le persone che sono collegate in questo momento. È un talk show che rimarrà pubblicato sul canale YouTube di Bayer CropScience Italia. Ed è un talk show in cui non ci sono solo io. Vedete che di fianco a me c'è una sedia vuota, non avrò a che fare con fantasmi, ma di volta in volta verrà riempita con gli ospiti che verranno con me e che avrò l'onore di intervistare. E è un talk show che interagisce direttamente con voi che siete collegati attraverso internet.
Vedete che c'è una chat, attraverso la chat voi potete porre domande, richiedere approfondimenti e al termine delle varie relazioni e dei dialoghi che avrò con gli ospiti sarà possibile fare delle domande. Tenete anche in considerazione che per questioni televisive non andremo avanti all'infinito, quindi se arriveranno troppe domande non riusciremo a rispondere direttamente attraverso la diretta, ma sarà cura dello staff di Bayer fare in modo che ad ogni domanda venga data poi risposta attraverso la chat stessa. Con chi parliamo delle problematiche legate al mondo dei nematodi nell'ambito delle produzioni orticole con particolare riferimento al pomodoro da mensa? Beh, ne parliamo con sei persone che ci permettono di rappresentare complessivamente la filiera produttiva. Abbiamo con noi Giuseppe Latorre Pirré, tecnico agronomo dell'OP Eccellenze di Sicilia. Abbiamo con noi Fabio Sudano, responsabile produzione dell'azienda agricola Gravagna. Avremo con noi Antonio Cassarino, imprenditore agricolo della società agricola Siciliegin, un misto fra Sicilia e Ciliegino. Avremo con noi Victor De Nardi, che è grower and channel manager delle colture orticole in Bayer Crop Science. Avrò modo di parlare con Salvatore Ianchisciano, che è il campaign activation and market development di Bayer Crop Science. E termineremo gli incontri con Nunzio Guastella, che è il Marketing Development di Seminis e De Ruiter. Quindi avremo modo di parlare con chi produce, quindi con chi lavora direttamente in campo, avremo modo di parlare con chi si occupa di commercializzazione e avremo modo di toccare tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione per trasformare il trattamento fumigante o il trattamento fatto a calendario contro i nematodi in una visione che prenda in considerazione aspetti agronomici, scelta di portinnesti, prodotti adeguati e tecnologie informatiche. Io direi che abbiamo fatto un preambolo che ci ha permesso di entrare nella problematica e io a questo punto chiederei di intervenire direttamente Giuseppe Latorre Pirré in modo da poter iniziare ad introdurci alla coltivazione del pomodoro. Premetto inoltre che sono tutti ospiti i produttori che arrivano dalle terre di Sicilia, quindi terre che, come tutti noi conosciamo, hanno una vocazione spiccata nella produzione dei pomodori da mensa. Prego. Salve Loro, buonasera a tutti. Ciao. Niente, io volevo iniziare un po' il mio discorso parlando dell'azienda Libretti, dell'OP Eccellenze di Sicilia, che fa parte appunto del gruppo Libretti. Se può andare in onda il video di presentazione. Sì, lo stiamo già vedendo, quindi racconteci pure. Sì. Allora, la nostra esperienza affonda le sue origini proprio in Sicilia e la nostra cultura contadina, pur essendosi rinnovata nel tempo, ha mantenuto vivo un modo autentico di fare agricoltura. La filosofia aziendale mira alla salvaguardia dell'ambiente dove si opera ed è figlia proprio della passione e della ricerca di una qualità sempre in vertice. È proprio la tecnica della coltivazione integrata a garantire il raggiungimento di tali risultati. Proprio il fondatore Giuseppe Libretti e il suo management hanno saputo integrare i moderni metodi di coltivazione nel totale rispetto della natura e delle tradizioni. Il gruppo Libretti è dotato di un centro di condizionamento all'avanguardia dove viene conferita e lavorata tutta la merce prodotta dall'azienda stessa e dai soci dell'OP appunto Eccellenze di Sicilia. L'OP conta nell'associazione di parecchi soci con una superficie coltivata sotto serra che oggi si aggira intorno ai 300 ettari. Tutto il processo produttivo è costantemente seguito da dottori agronomi e l'eccellenza della nostra produzione è la prova tangibile del totale controllo della filiera produttiva, dell'inesauribile lavoro di ricerca compiuto quotidianamente e soprattutto dell'amore e della propria dedizione con cui coltiviamo la nostra terra. Ascoltami Giuseppe, abbiamo visto queste immagini, abbiamo visto un'attività assidua nella parte produttiva. Ci racconti come affrontate voi all'interno del vostro gruppo le problematiche legate al mondo dei nematodi? Sì, certo.
Allora, intanto per fare un quadro generale possiamo dire che la perdita che i nematodi arrecano alla produzione è abbastanza ingente, in quanto si può arrivare anche a perdite del 20-30% in termini di produzione, che questo a seconda della superficie coltivata, come la nostra è circa 300 ettari, si può arrivare anche a 600.000 kg di prodotto perduto in un anno. Perdita intesa sia come mancata produzione e sia come perdita nella qualità del prodotto stesso, in quanto una pianta colpita dai nematodi produce dei frutti con una colorazione meno accesa, quindi si perde quello rosso brillante del pomodoro, e magari una perdita nella qualità del rachide, del grappolo stesso. Anche a volte capita di avere anche il calice un po' ingiallito, se è proprio l'attacco dei nematodi è abbastanza rilevante. Tutto questo si traduce in un incremento dei costi di produzione, in quanto si ha meno merce prodotta e quindi alla fine una forte riduzione dei ricavi. Ok, questi sono gli impatti. Voi come l'approcciate? Perché sappiamo che normalmente c'è un cosiddetto approccio tradizionale ai Sì, nematodi. allora il vecchio approccio era quello di andare a utilizzare dei prodotti chimici, possendo anche molto impattanti per l'ambiente, senza magari effettuare delle analisi prima del trapianto, quindi senza conoscere un po' la situazione del terreno in termini di pressione dei nematodi stessi, quindi presenza dei nematodi, sia per quanto riguarda le larve che le uova. Quindi il tutto si traduceva in un alto impatto ambientale e nella possibilità di avere anche dei residui chimici nel prodotto finale, nel prodotto quindi alla fine raccolto, se andavano ad utilizzare dei prodotti chimici anche durante il ciclo, in caso di necessità. Questo è il vecchio approccio, quello che ormai da tanti anni non viene più praticato, in quanto il nuovo approccio vede infatti la necessità di andare ad effettuare delle analisi prima dell'impianto, della coltura stessa, e quindi andare a capire proprio la quantità di nematodi presenti nel terreno e anche la specie di riferimento. Il tutto, poi questo qua anche abbinato al metodo della solarizzazione del terreno, il quale questa qua si avvale anche di alcuni strumenti per andare a verificare l'efficacia del trattamento della solarizzazione. Magari vengono utilizzati dei prodotti che cercano di monitorare l'andamento della temperatura proprio nel suolo. Una cosa importantissima è quella di andare a determinare alla fine quali sono i prodotti necessari da andare ad utilizzare per colpire le forme presenti nel terreno di nematodi, che siano esse delle forme mobili, quindi le larve, oppure le uova stesse. Il fatto di applicare il fatto di applicare un approccio di tipo sostenibile, che vantaggio ti ha permesso di ottenere in azienda? Allora, il vantaggio prima di tutto è quello di andare a colpire direttamente le forme presenti nel terreno, quindi andare ad utilizzare quei prodotti idonei alla problematica in quel momento si presenta. Il tutto si traduce con una riduzione sia dei costi di produzione e anche un minore impatto ambientale, quindi una salvaguardia dell'ambiente e una riduzione dei residui alla fine poi nel prodotto che viene raccolto, nel prodotto finale. Con questo alla fine noi garantiamo al consumatore un prodotto più salubre, più controllato, molte volte a residuo zero e quindi meno impattante per l'ambiente e più ecosostenibile come processo produttivo nel generale. Direi che in questa slide hai riassunto in modo egregio tutti i tre aspetti della sostenibilità che deve essere raggiunta da un'azienda agricola, ovvero il fatto di avere una resa, quindi ridurre i costi, quindi un aspetto economico, il fatto di ridurre l'impatto ambientale che si manifesta attraverso
l'impatto sulla natura e anche il fatto del rispetto del consumatore, quindi riduzione di residui e aumento della qualità. Quindi direi che è tutto molto molto chiaro. Andiamo avanti, ti chiedo solo una cosa, se puoi rimanere con noi, perché se poi ci saranno delle domande ci ricolleghiamo e ti sottoponiamo altre informazioni, d'accordo? Perfetto, grazie infinite. Andiamo avanti e direi di passare e di fare un dialogo con Fabio Sudano. Siamo all'interno dell'azienda agricola Gravagna, lui è il responsabile di produzione. Fabio è in collegamento, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, buonasera a tutti. Ciao, buona serata. Ci racconti un pochino la tua azienda, cosa fate in particolare e di fatto di cosa vi occupate in ambito produttivo? Ok, allora intanto mi presento, appunto, sono Fabio Sudano, sono un agronomo e da oltre 10 anni mi occupo della produzione, degli approvvigionamenti, delle materie prime per quanto riguarda l'azienda Gravagna. Faccio un breve cenno sull'azienda. L'azienda si estende per circa 200 ettari che sono localizzati prevalentemente nella provincia di Ragusa e utilizzati per la produzione di vari tipi di orticole, in particolare carote e zucchino, che sono i nostri prodotti di punta e che coprono un calendario di produzione di circa 10 mesi l'anno. Vengono poi altri prodotti in ordine di superficie: fagiolino, patata, vigna anguria, finocchio. E dei 200 ettari, circa 70 sono occupati da strutture di protezione, in particolare tunnel, che permettono la produzione di zucchino, fagiolino e vigna anguria durante i mesi più freddi. Cerchiamo così di ampliare l'offerta per un periodo quanto più lungo possibile. L'azienda dal 2005 si è dotata di un magazzino di circa 5.000 metri quadrati per lo stoccaggio e il condizionamento dei vari prodotti orticoli. Sono infatti presenti varie linee di lavorazione e confezionamento che permettono così soluzioni di packaging in modo da soddisfare le varie richieste dei clienti. Ok. Abbiamo visto che vi trovate proprio nei pressi del mare, quindi molto vicini al mare, con un ambiente fantastico. Voi quali tecniche adottate per la difesa dagli nematodi? E come state cambiando rispetto all'approccio con il mondo dei fumiganti? Ok, appunto, tornando alle scelte produttive aziendali, l'obiettivo è stato quello di preservare il microbioma del suolo, perché sappiamo che a contatto con le radici vivono miliardi di batteri in un rapporto di reciproco interesse, sia per le piante che per loro stessi. È importante anche il rispetto dell'ambiente e poi far fronte alle maggiori richieste della GDO, che richiede prodotti sani, sicuri e di elevata qualità. Noi possiamo andare avanti. Quindi, per rispettare appunto queste caratteristiche, si è deciso di accantonare la fumigazione quando appunto presentava dei costi elevati, l'utilizzo di sostanze potenzialmente dannose. E la cosa molto importante è quella che nel suolo creava il cosiddetto vuoto biologico, in quanto appunto l'uso continuo di mezzi chimici intacca la biodiversità dell'ecosistema terreno e questo non è un fattore di sicuro positivo per le piante. Sì, è molto interessante questo aspetto che stai toccando sul vuoto biologico, perché ci permette proprio di pensare a come una coltivazione che non è rispettosa dell'ambiente e che al contempo non è attenta alle esigenze del consumatore, non solo può creare dei danni e delle perplessità per il consumatore stesso, ma di fatto crea quello che tu hai benissimo indicato come vuoto biologico, quindi in pratica la morte del suolo. Esatto, anche perché dopo che si crea il vuoto biologico, i primi ad insediarsi sono sempre gli organismi fitopatogeni, quindi ciò non è di interesse sicuramente. Ottimo. Possiamo andare avanti, ok? Quindi, pertanto, la strategia aziendale si basa sulla solarizzazione,
che deve essere fatto in modo adeguato, cioè per una durata di 30-60 giorni, e il raggiungimento di temperature tra 37 e 40 gradi centigradi, l'impiego di nematociti innovativi e le rotazioni culturali. Partendo dalle rotazioni, appunto, mentre nel pieno campo gestire la rotazione è un po' più semplice, per quanto riguarda le culture protette la cosa si fa più complicata. Noi a tale riguardo utilizziamo esclusivamente dei tunnel per le culture protette. Questo perché? Perché ogni 3-4 anni siamo in grado di smontarli e rimontarli in un altro appezzamento. In questo modo riusciamo a stravolgere totalmente le metodologie di lavorazione, le colture praticate e viene cambiato totalmente il sistema di gestione del suolo. Fondamentale però nei 3 anni che rimangono sullo stesso appezzamento i tunnel è la solarizzazione che deve essere fatto in modo adeguato. Ciò consiste nell'appunto preparare il terreno in modo minuzioso, un'adeguata bagnatura e la copertura con film in polietilene trasparente in modo da permettere durante il periodo estivo, infatti noi facciamo solarizzazione da fine giugno a circa metà agosto e che sono appunto da noi corrispondono ai mesi più caldi dell'anno. Questo possiamo dire appunto che la solarizzazione è una tecnica, si può dire, economica, in quanto a parte il film plastico, poi non richiede altri interventi necessari. L'unica pecca, l'unico elemento vincolante per la solidizzazione è la durata. Come dicevo prima, meno di 35-40 giorni e arriviamo anche a 60. Ciò serve a raggiungere quella temperatura tale da inattivare tutti i microrganismi patogeni che sono nocivi alle piante. Fondamentale qual è? Che la solarizzazione non crea il cosiddetto vuoto biologico che menzionavo prima con la fumigazione, in quanto appunto va a colpire solo i microrganismi dannosi e non colpisce quelli utili alle piante. Fabio, tu hai parlato del fatto che per la solarizzazione si utilizzano teli in plastica. Di fatto, che fine fanno poi questi teli una volta terminato il processo? Allora, questi teli, una volta terminato il processo, è nostra cura recuperarli interamente, in quanto abbiamo dei contratti con delle ditte di smaltimento che ce li vengono pure, oltre a ritirare direttamente all'uopo, sono pure pagati, viene stabilito un tot di euro chilo per il riciclaggio, vengono riciclate e rimesse di nuovo sul mercato. Perfetto, quindi di fatto utilizzi un sistema che riduce l'impatto ambientale, evita la creazione del vuoto biologico e di fatto in qualche modo ti viene poi remunerato anche il fatto che ti comporti bene nei confronti dell'ambiente. Sì, esatto. Direi È che queste sono buone importante, sarebbe notizie. importante. Direi che queste sono buone notizie, quindi. Certo. Sarebbe importante monitorare l'andamento della temperatura in modo da cercare di ridurre quei famosi 40-60 giorni di durata della solarizzazione. Perfetto, quindi di fatto anche tu evidenzi il bisogno di conoscenza, cioè sapere oltre che fai una cosa, come questa cosa poi si sta comportando nel terreno e l'efficacia che poi avrai al termine del trattamento stesso. Esatto. Grazie infinite Fabio, grazie per la disponibilità. Chiedo anche a te di rimanere per poter Grazie. eventuali domande finali. Grazie di cuore. Allora, Antonio, grazie. imprenditore agricolo, società Siciliegin, è bellissimo il nome, bisogna che ce lo racconti bene proprio come è nato e del fatto che appartieni ad un particolare distretto orticolo. Ciao Antonio, a te la parola. Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Ti sentiamo bene, raccontaci Siciliegin e il distretto orticolo del sud-est della Sicilia. Sì, dunque io mi chiamo Antonio Castarino e ho iniziato a lavorare per 4 anni nella grande distribuzione organizzata, fino a quando nel 2010 ho abbandonato un posto di lavoro a tempo indeterminato per tornare a Vittoria, che è la città in cui sono cresciuto ed è la città delle primizie. E qui a Vittoria ho rilevato, ho preso in mano l'azienda di famiglia e ho deciso di mettere questo nome, Siciliegin,
perché collega l'isola in cui viviamo noi, la Sicilia, e il prodotto di punta che aveva in quel periodo, il ciliegino. Però non mi sono limitato a questo. Io sono convinto che chi va da solo può andare veloce, però se vuoi andare lontano, devi per forza aggregarti in un insieme più grande. Ed è per questo che nel 2017 ho pensato di aderire al DOSES, il distretto orticolo sud-est Sicilia, che raggruppa circa 100 aziende agricole dislocate in 5 province siciliane: Ragusa, Siracusa, Catania, Agrigento e Caltanissetta. Da circa 3 anni rappresento il DOSES in quanto sono il presidente, e svolgo volentieri attività svolgo volentieri incontri, fiere, webinar, tutto ciò che è attinente alla sostenibilità nel settore agroalimentare. Passiamo alla prossima. Benissimo. Questa è, come vedete qua in foto, sono foto della mia azienda agricola. Ho iniziato a sperimentare, sono molto aperto alle novità. Fino ad oggi ho coltivato circa 1500 varietà diverse di ortaggi e col tempo ho selezionato quei pomodori colorati che per colore, forma, caratteristiche e sapore potessero dare un qualcosa in più al consumatore. Ho selezionato anche dei peperoni ad alta digeribilità e da circa un anno mi sono cimentato nella produzione coltivazione di un frutto tropicale, il passion fruit. Sicuramente la vicinanza al Mar Mediterraneo ci dà un clima mite che ci aiuta anche a produrre, un clima mite, e inoltre abbiamo acque salmastre che ci fanno avere un prodotto saporito anche durante l'inverno. D'altro canto, però, la vicinanza al mare ci dà un terreno sabbioso e povero di sostanza organica, per cui vi assicuro che i nematodi rappresentano un grosso ostacolo alla produzione. Passiamo alla prossima. Sì, volevo iniziare ad approfondire la tematica nematodi. Come l'affronti, visto che immagino che anche nella tua azienda, ci sia un bel movimento. Prego. Sì, niente, io all'inizio della mia esperienza agricola, ripeto, ho cominciato nel 2010, pensavo che esistesse il fumigante ideale che ti risolve ogni problema e che ti fa andare avanti con una certa produzione. E invece, ciclo culturale dopo ciclo culturale, mi sono accorto che non stava funzionando, stavo impoverendo la microflora del terreno, la flora benefica del terreno. E comunque sia le piante diventavano sempre più suscettibili ai nematodi. Si creava quello che si diceva prima, il cosiddetto vuoto biologico. A questo punto ho cambiato strategia, cioè ho detto qua ci vuole una strategia, non posso usare un solo prodotto, un fumigante aggressivo tra l'altro. È come una dieta, non esiste l'alimento perfetto che contiene grassi, proteine, vitamine, sali minerali e tu mangi quello e sei a posto. No, per quanto riguarda il cibo, dobbiamo fare una dieta integrata, dobbiamo combinare diversi alimenti per vivere in salute. Nello stesso modo, del terreno, se noi riusciamo a combinare tecniche agronomiche, tecniche di difesa, tecniche genetiche, usiamo portinnesti, allora sì che potremo avere una strategia che ci porta a un risultato positivo. Vedo dalla slide che tu prendi in considerazione anche una tecnica culturale particolare che è il sovescio con essenze bionematicide e inoltre fai il ricorso ai portinnesti resistenti. Ci racconti un attimo queste due cose? Sì. Praticamente la tecnica del sovescio mi sono trovato bene trapiantando 10 kg ogni 1000 metri quadrati di un mix di 5 specie che appartengono a tre famiglie: graminacee, brassicacee e leguminose. Ora, le brassicacee, principalmente il rafano, ha un'azione nematocida. Le altre specie, invece, leguminose e graminacee, mi assicurano, apportano al terreno sia sostanza organica che azoto, perché non dobbiamo fossilizzarci solo sull'uccidere i nematodi,
ma dobbiamo anche migliorare la struttura del terreno e renderlo più ospitale per le nostre piante e i batteri positivi. A tal proposito, batteri positivi, io comunque faccio degli inoculi in pretrapianto, in irrigazione, sia con il tricoderma, sia con il Bacillus subtilis, quindi con il Serenade Aso, che porta a un miglioramento della vigoria e della radicazione delle piante. Perfetto. Successivamente, sì. Perfetto, la cosa che mi piace di questo intervento è proprio una visione integrata, ovvero la possibilità di integrare tutta una serie di strumenti per arrivare all'obiettivo finale. Quindi ti ringrazio per questa condivisione, ti ringrazio anche per gli spunti e le osservazioni che ci hai messo in testa per poter seguire questo tipo di attività. Anche a te rinnovo l'invito di rimanere con noi, invito anche chi ci segue ad utilizzare la chat in modo che se ci sono domande o richieste di approfondimento le possiate scrivere direttamente nella chat in modo che possiamo poi rispondere al termine del dibattito. Vedrete che finalmente non sono più solo sul palco, ma sono stato raggiunto da Victor. Victor De Nardi, che è il Grower and Channel Manager delle orticole di Bayer Crop Science. Ci racconti in pratica qual è la visione di Bayer per una gestione integrata dei nematodi? Sì, grazie Ivano, buon pomeriggio a tutti. Per me è un piacere parlare di soluzioni innovative nella gestione della lotta ai nematodi, ma soprattutto parlare di soluzioni che siano sostenibili e anche concrete da parte di Bayer. La mission importante di Bayer sicuramente è andare a creare soluzioni su misura per quanto riguarda le esigenze dell'agricoltore. Se parliamo ad esempio della lotta ai nematodi, i nematodi richiedono anche in un singolo areale, per via delle diversità che ci sono tra le diverse aziende, una specificità di controllo. Figurarsi che parliamo di orticoltura protetta dalla Sicilia fino al nord Italia, bisogna rispondere a esigenze molto diverse. In più, oltre a quelle che sono le esigenze, diciamo, dovute proprio alla gestione agrometeorologica, ci sono anche aspetti legati a trend molto più grandi, come ad esempio i cambiamenti normativi, dove comunque stanno portando una difesa sempre più complessa per gli agricoltori, trend legati alle richieste della food chain, quindi portano sempre più in alto quella che è la asticella delle richieste delle soluzioni impiegabili in agricoltura, complicando di più la difesa. E poi fortunatamente c'è anche un trend, come accennavi prima, di agricoltori più virtuosi che stanno sposando soluzioni più sostenibili o la digitalizzazione per portare sul mercato un prodotto diverso. Quindi vediamo che la struttura è molto complessa e non si può fare un prodotto, una soluzione per in generale l'agricoltura italiana, nello specifico l'orticoltura. Bisogna customizzarla. E qual è la visione di Bayer per quanto riguarda la gestione dei nematodi? È una gestione multifattoriale dove tre pilastri importanti, che sono l'innovazione del prodotto, la digitalizzazione e il miglioramento genetico, possono essere modulati per andare a rispondere alle molteplici esigenze degli agricoltori. E questo è un aspetto molto importante. Se ad esempio parliamo di innovazioni di prodotto, poi ne parlerà il collega Salvatore, sicuramente Bayer si distingue per prodotti innovativi ed efficaci. L'innovazione deve passare anche da una sostenibilità però ambientale e una sicurezza per l'operatore e per il consumatore. E quando parliamo di Venum Prime o di BioAct Prime, sicuramente rispondiamo a queste esigenze. Se parliamo di miglioramento genetico, diciamo che una buona difesa parte da una buona genetica. Se io ho, diciamo, delle piante più resistenti, meno suscettibili alle malattie, sicuramente mi dà una mano poi per quanto riguarda la difesa. Di questo poi ce ne parlerà il collega Nunzio quando parlerà dei porteinesseri resistenti. Io vi parlo un po' del terzo pilastro, che è quello degli strumenti digitali e di Nematool. Nematool, nello specifico, è un device che serve per ottimizzare e rendere concreta la lotta integrata ai nematodi. Lotta integrata ai nematodi che passa sicuramente da monitoraggio dell'ambiente. Ci sono aspetti legati alle temperature che sono molto importanti, come faceva notare anche l'azienda prima, per quanto riguarda diciamo, il monitoraggio della solarizzazione, ma anche per il ciclo dei nematodi, visto che il ciclo dei nematodi è molto dipendente dalle temperature nel terreno. E Nematool serve per andare a monitorare appunto quello che succede nel terreno, per poter andare sì a conoscere il ciclo dei nematodi, ma anche per posizionare in maniera corretta eventuali prodotti che,
considerati per la loro specificità essendo molto sostenibili, necessitano di un posizionamento ben preciso. Quindi mi sembra di capire che stiamo iniziando a parlare di una difesa nematocida di precisione. Bravo. Ovvero non ci limitiamo ad utilizzare un prodotto come può essere nell'ambito dei fumiganti, ma dobbiamo fare in modo che il prodotto venga posizionato nel momento più opportuno per ottenere la massima efficacia nei confronti del parassita che deve essere presente nel terreno e anche la maggiore persistenza di azione. Perfetto. Sentendo il tuo accento, parlando, non so, della Romagna, c'è la lotta alla ciglia del pesco, tipicamente si fa in questo modo, si monitora il ciclo e si vanno a posizionare i prodotti ovicidi o larvicidi. E ti dirò che anche in quell'ambito lì i risultati sono stati molto superiori alle aspettative, perché come in tutte le cose, l'introduzione di una novità trova sempre l'ostacolo della tradizione. Abbiamo sempre fatto così, questa cosa nuova la devo capire, ma nel momento in cui inizi a capire che c'è una novità che ti permette di lavorare meglio, risparmiare soldi e ottenere una maggiore efficacia nella tutela dell'ambiente, un po' alla volta la adotti in azienda e ti rendi conto che cambiare a volte ti permette di migliorare il tuo processo. Come dici giustamente te, non ci sono dei binari, è una strada da costruire, però ci sono gli elementi per costruire una strada solida e concreta. Raccontaci un attimo cosa fa Nematool. Sì, Nematool, come dicevo prima, è uno strumento per monitorare le condizioni ambientali e quindi andare a capire quello che è esattamente la fase del ciclo dei nematodi, nello specifico parliamo di melodogine, che è il più frequente quando si parla di pomodoro, e si traduce poi in una semplicità di gestione per quanto riguarda, uno, la pratica della solarizzazione, se uno vuole ottimizzare la solarizzazione, quindi come diceva prima l'agricoltore praticamente ti consente di andare a monitorare e di rendere efficace la solarizzazione, oppure ti dà il momento ideale per posizionare eventuali agrofarmaci che vuoi applicare, sia in chiave o larvicida o ovicida. Quindi sicuramente è uno strumento base per la gestione integrata dei nematodi. Perfetto. Ci racconti anche proprio come funziona? Sì, Nematool non è solo un device ma è un sistema, perché è vero che c'è un sensore di precisione da applicare al terreno, però è anche vero che il core del sistema Nematool è appunto questo algoritmo costruito quello che sono le condizioni del bacino mediterraneo, è stato sviluppato in Spagna con diversi istituti di ricerca e in questo momento è in corso di validazione anche nelle nostre condizioni, che però sono molto simili a quelle che si trovano in Spagna o anche in altri posti dove è stato sviluppato, come in Grecia, Turchia o Nord Africa. E poi un altro aspetto importante, che quando parliamo di sostenibilità è fondamentale, è quella della sostenibilità d'utilizzo, perché poi Nematool si traduce in una piattaforma web o un'app che in maniera molto semplice e intellegibile, non bisogna essere dei tecnici iperspecializzati, ma anche un semplice agricoltore può in maniera pratica vedere la situazione che dà il sensore e capire se deve applicare o meno un prodotto al terreno. La parte hardware è una sonda che va a monitorare a 20 cm di profondità le condizioni e le temperature. Ascolta Victor, visto che in sala abbiamo uno di queste sonde, ce la facciamo portare così la spieghi e vediamo fisicamente che cos'è? Grazie infinite Greta. No, questa è la sonda? Questa è la sonda da cui parte praticamente il concetto di Nematool, è un sensore che va applicato al terreno e a 20 cm di profondità va a rilevare non solo la temperatura ma quello che è l'escursione durante il giorno e durante la notte della temperatura, con una rilevazione all'ora e dopo ogni 12 rilevazioni invia tutto tramite una rete 2G al server e va a modellizzare quello che è il ciclo dei nematodi. Quindi quando io parto col mio trapianto, posiziono la sonda e da lì parte praticamente il calcolo di quello che è il ciclo dei nematodi. L'obiettivo... Quindi questa cosa è fatta in tre parti. Hai la sonda vera e propria che di fatto per un agricoltore apre la confezione, inserisce nel terreno l'attiva. E attiva. Sì. Perfetto. Perché c'è un QR code, perfetto. Agganci il QR code e l'app lo rileva automaticamente. Quindi sonda che si autoalimenta, che autoriconosce dov'è e che inizia a spedire dati senza bisogno di fare altro. Sì, sì. Poi c'è un'applicazione che interpreta questi dati, sì. E dentro l'applicazione c'è il vero cuore, l'anima di tutto il sistema, che è un algoritmo che permette di dare il consiglio all'agricoltore. Sì, perché come si vede da questa slide, il ciclo dei nematodi è, come dicevo prima, temperatura dipendente ma anche legato all'escursione. Diciamo che quando viene applicato nel terreno
diciamo, l'algoritmo inizia a calcolare il ciclo partendo da quello che sono le forme infettive per arrivare dopo x gradi giorno a calcolare quando saranno presenti le uova. E se parliamo di prodotti di cui dopo ce ne parlerà Salvatore, come ad esempio BioAct Prime, che è un prodotto ovicida, ti indica chiaramente quando andare ad applicare il prodotto. Come dicevo prima, il prodotto è sostenibile perché con una semplice scala colori va a indicare qual è la percentuale di stadio di sviluppo del ciclo e quando raggiungo il 100%, ovvero rosso, praticamente devo andare ad applicare quello che è il prodotto. In questo modo, in maniera facile e immediata, riesco a capire il consiglio e quando devo applicare il prodotto. Il verde, arancione e rosso lo capisco anch'io perché è semaforico. E il blu? Il blu è quando praticamente hai fatto l'applicazione e aspetta che ritorni verde. Quindi ti dice anche quando non devi far nulla. Bravo. Ottimo, grazie infinite. Grazie. Vai al mare, sei nel Vittoriese, andrai al mare. Esatto, esatto, che tra l'altro ha lo stesso colore. Ottimo, Victor, grazie infinite. No, aspetta, poi il caso concreto, perché certo, quando parliamo di questi strumenti bisogna anche calarli nella realtà. Qua riporto un esempio di quello che è un ciclo lungo di un pomodoro, qui parliamo della Spagna, dove si vede bene che con tre applicazioni di BioAct, se dovessi farle a calendario, non andrei ad applicarlo quando realmente il Nematool mi dice di applicarlo. Quindi, come si vede qua, nelle prime due applicazioni abbiamo nel periodo autunnale due applicazioni piuttosto ravvicinate di un mese e mezzo. Se aspetto e devo aspettare l'indicazione di Nematool, l'applicazione ideale ce l'avrò dopo quasi tre mesi. Certo. Quindi in questo modo avrò ottimizzato l'applicazione ovicida, come non si fa né più né meno, che dicevamo prima, per la cilia o altri parassiti, che però si vedono quelli, in questo caso stanno nel terreno. E questo aiuta a vedere ciò che non si vede. Grazie. Prego. Io ti ringrazio tantissimo per la chiarezza, ma anche per la praticità, perché il fatto di vederlo, noi purtroppo siamo fatti così. Immaginarci la teoria guardando una slide, possiamo semplicemente immaginarla. Vedendolo riusciamo anche a capire molto meglio come può funzionare il tutto. Okay. Grazie Victor, grazie di cuore. Andiamo avanti con questi approfondimenti e cerchiamo di capire, oltre alla tecnologia, che cosa ci aspetta in campo, ovvero come può avvenire la gestione in campo dei nematodi. Ne parliamo con Salvatore Inchisciano, che è Company Activation and Market Development di BioCrop Science. Ciao Salvatore. Ci Buonasera, racconti Ivano. Un attimo come avviene poi l'applicazione in campo della parte legata al mondo dei prodotti più sostenibili e meno impattanti. Sì Ivano, te lo faccio vedere tramite un video che ti lancio grazie alla regia. Grazie. I nematodi causano importanti riduzioni di resa nelle colture orticole fino alla totale perdita della produzione. Sono le larve dei nematodi galligeni ad attaccare l'apparato radicale delle piante. I nematodi penetrano nella radice, iniziano a riprodursi e provocano la formazione di galle. Sottraggono così acqua ed elementi nutritivi alla pianta, che va in sofferenza e cresce meno. Velum Prime, applicato al suolo tramite manichetta, blocca da subito l'attacco dei nematodi e poi penetra nella pianta, proteggendola nel tempo. Le larve dei nematodi colpiti non crescono più e muoiono rapidamente. Dopo gli interventi con Velum Prime, si procede con BioAct Prime, il nematocida di origine naturale che elimina le uova presenti nel terreno. Anche BioAct Prime si applica agevolmente tramite manichetta. BioAct Prime è un fungo che parassitizza le uova dei nematodi, riducendo fortemente la popolazione nel terreno. Con Velum Prime e BioAct Prime, le radici sono sane e le piante crescono meglio e producono di più. Salvatore, grazie per il video, l'ho capito anch'io, come sai svolgendo l'attività di giornalistica non essendo tecnico devo capire anch'io queste cose, direi che questo video è molto 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 esplicativo, tra l'altro bello anche il riferimento alla manichetta che a volte mi fa anche sorridere perché qui almeno c'è un impiego ragionato e giusto della manichetta, so che a volte la manichetta in alcune zone viene utilizzata in un modo non proprio perfetto e appropriato perché a volte viene utilizzato anche per fare attività di fumigazione al di fuori di qualsiasi norma, mentre mi piace vedere la manichetta utilizzata nel migliore dei modi. Ci racconti come funzionano questi due prodotti e come devono essere posizionati in campo?
Sì, Ivano, te lo racconto subito, partendo intanto a parlare di Velum Prime. Velum Prime è il prodotto di riferimento sicuro ed efficace per la lotta ai nematodi. Punto di riferimento perché ad oggi non c'è nessuna azienda orticola che non conosce il Velum Prime. Sicuro perché è sicuro per l'operatore e per l'ambiente grazie al profilo ecotossicologico che presenta questo prodotto. E inoltre è efficace nei confronti dei nematodi essenzialmente perché funziona molto bene. Il meccanismo di azione del Velum avviene grazie al proprio principio attivo che è il fluopiram. Il fluopiram agisce inibendo il processo respiratorio dei nematodi a livello mitocondriale. E inoltre è l'unico nematocida che ad oggi ha questo meccanismo d'azione. E passando alla slide successiva, vediamo alla nostra sinistra come un nematode si muove normalmente nel suolo ed è questo il movimento che gli permette di entrare all'interno dei tessuti vegetali e a creare tutte quelle problematiche che abbiamo visto prima in quel video fatto benissimo. Dopo 30 minuti che noi andiamo ad applicare il fluopiram, vediamo cosa succede nel video a destra. Praticamente da subito il nematode inizia ad avere un movimento rallentato, quindi quel movimento anguilliforme che vedevamo nel nematode a sinistra non ci sarà più. Successivamente a questa fase il corpo avrà una forma ad ago, per i nematologi già è un nematode che è totalmente inattivo, e poi avremo la morte del nematode. Passiamo alla slide successiva. Possiamo dire inoltre che il prodotto si distribuisce benissimo nel terreno, è persistente, quindi non dobbiamo avere paura ad applicarlo con quantitativi di acqua necessari per la distribuzione del prodotto. E inoltre abbiamo un'elevatissima sistemia del prodotto che ci permette di portare il prodotto fino alle foglie. Grazie a questo meccanismo, nella slide successiva vedremo che in fase di sperimentazione abbiamo scoperto come questo nematocida non è solo eccezionale nei confronti dei nematodi, ma ha anche un'azione antoidica. Quindi con un principio attivo andiamo a debellare due delle principali problematiche dell'orticoltura. È l'unico nematocida che presenta inoltre questa attività. E, applicandolo praticamente al terreno viene assorbito dalle radici, il prodotto si muove attraverso l'apparato vegetativo e ci protegge dai 30 ai 60 giorni in base alla gravità degli attacchi la pianta. Nella slide successiva vediamo per esempio un campo trattato, un campo di cetriolo trattato con Velum, e al lato alla vostra sinistra vedete un campo non trattato. Il rilievo è stato fatto a 50 giorni del trattamento con Velum Prime. Vediamo che il non trattato presenta il 100% delle foglie totalmente attaccate da oidio, visibile grazie alla tipica muffetta bianca rotondeggiante presente nella pagina superiore della foglia, mentre il nostro trattato si presenta pulito al 100%. Questo è un elemento non da poco perché ci permette di, come ho detto prima, con un solo principio attivo di andare a combattere due patologie non indifferenti. Per quanto riguarda invece il nostro BioAct Prime, BioAct Prime è un prodotto naturale perché è un prodotto a base di un fungo chiamato Paecilomyces lilacinus, esattamente il ceppo 251. Inoltre i colleghi hanno detto bene dicendo che migliora lo sviluppo della coltura perché ci siamo accorti che ha un effetto biostimolante che poi si traduce in una maggior qualità dei frutti e anche in un miglior raccolto. Andando a vedere più specificatamente questo prodotto, vediamo che il BioAct Prime agisce essenzialmente sulle uova. Quindi andiamo a completare il ciclo della lotta ai nematodi, lottando contro le larve con il Velum Prime e lottando contro le uova con il BioAct Prime.
Inoltre abbiamo visto che i trattati con BioAct Prime presentano delle radici più sviluppate, con più capillari. Questo significa avere piante più forti, significa avere una maggior produzione. Inoltre, essendo un prodotto ammesso in biologico e che è a base di un fungo, possiamo trattare anche a ridosso della raccolta, e inoltre ha un'etichetta molto flessibile e registrata su molte colture. Andiamo avanti. Vediamo come specificatamente come il Paegilomyces lilaginus attacca le uova. In alto vediamo un uovo attaccato inizialmente dopo un giorno dal fungo, dove le ife iniziano ad attaccarlo nella parte esterna dell'uovo. Solo dopo 5 giorni le ife entrano attraverso le aperture delle uova all'interno dell'uovo e dopo 7 giorni l'uovo è completamente pieno di ife fungine del Paegilomyces lilaginus. A 10 giorni avremo la distruzione dell'uovo. Se andiamo avanti, vediamo altre caratteristiche di questo prodotto che non sono indifferenti, quali l'elevata solubilità, non dà problemi di residui nelle manichette e nei filtri, si può utilizzare a qualsiasi temperatura, l'importante è solo la conservazione, che deve essere in frigo, comunque in temperature non molto elevate, essendo un fungo, comunque un organismo vivente, dobbiamo trattarlo bene. E inoltre non abbiamo limiti di pH del suolo, perché possiamo applicarlo a pH che vanno da 4 a 8 senza nessun tipo di problematica assoluta. Quindi ora vi voglio far vedere il posizionamento tecnico dei due prodotti in due situazioni completamente diverse. Parliamo intanto di una situazione dove siamo in serra con un pomodoro a ciclo lungo e infestazione elevata, praticamente la peggiore delle ipotesi. Noi di Bayer consigliamo un trattamento con BioAct Prime al dosaggio di 0,75 litri ettaro da 7 a 10 giorni prima del trapianto. Perché 7-10 giorni? Proprio perché, come abbiamo visto prima, abbiamo bisogno di quel tempo affinché le uova vengano neutralizzate dal prodotto. Poi consigliamo due applicazioni a distanza di 15-30 giorni con Velum Prime a partire dal trapianto e poi continuare con BioAct Prime. Ovviamente gli anni passati era quando io devo applicare BioAct, quando decido di applicarlo. Oggi abbiamo la risposta grazie al Nematool. Invece per quanto riguarda un'altra strategia in un'altra condizione, praticamente vi voglio far vedere come consigliamo l'utilizzo di BioAct e Velum con un'infestazione media e con pomodoro a ciclo corto, quindi parliamo di trapianti fine primavera estivi. In questo caso, a differenza del primo, consigliamo solamente un trattamento con Velum e poi continuare con BioAct, magari seguiti dal Nematool. Ottimo, grazie per il tuo intervento, molto, molto, molto pratico e anche con delle indicazioni molto chiare del come comportarsi in campo. Ho notato che gli intervalli tra i trattamenti di Velum possono essere tra i 15 e i 30 e anche più giorni e immagino che la definizione di quando intervenire possa essere molto ben mediata dal Nematool, quindi dall'applicativo che permette di capire quando intervenire. Grazie, grazie per queste informazioni. Invito chiunque sia collegato, quindi chi ci sta seguendo in diretta, ad utilizzare la chat per domande, approfondimenti e per chiedere ai relatori qualsiasi chiarimento legato a ciò di cui stiamo discutendo. E darei il benvenuto a Nunzio Guastella, Market Development di Seminis e De Ruyter, e ti chiedo, abbiamo visto i vari aspetti legati a prodotti specifici a minor impatto, tecniche agronomiche utilizzate in campo che vanno dalla solarizzazione al calcolo di quando intervenire, all'utilizzo di sistemi di somministrazione che siano meno impattanti. Abbiamo visto l'importanza del digitale, ma manca ancora un aspetto.
cioè la scelta del portinnesto e o delle varietà che siano resistenti ai nematodi. Cosa state facendo in quest'ambito qua? Grazie Vano, buon pomeriggio a tutti. E diciamo che la parte di genetica è il punto di partenza di tutta la strategia di cui abbiamo parlato fino adesso. E mi piace sottolineare il fatto che Seminis e De Ruyter sono due brand di Bayer che lavorano con semi e con genetica. Seminis si occupa di pomodoro, finocchio, melone, cavolfiore, ma nello specifico De Ruyter si occupa di portennesti pomodoro. E investe il 25% del fatturato nella ricerca, perché penso sia ovvio, perché senza ricerca non c'è innovazione. E la ricerca è il cuore dell'innovazione. Abbiamo 45 centri nel mondo, 7 in Europa, 2 li abbiamo in Italia, uno a Latina e uno ad Acate, il nostro Living Proof Site. Perché 45 centri? Perché così tanti? Perché cerchiamo di soddisfare le esigenze degli agricoltori a livello proprio locale, quindi sviluppando le nuove varietà e i nuovi ibridi a livello locale, prendendo in considerazione i bisogni dei singoli agricoltori. Quindi di fatto si verificano le condizioni pedoclimatiche di un ambiente, le esigenze dell'agricoltore, le esigenze anche della GDO, di chi sta comprando, e si cerca di individuare la soluzione di portinnesto e varietà che è più rispondente a quell'ambito produttivo. Esattamente. Sì. Quindi in pratica un taglio sartoriale anche in ambito portinnesto, sì, e varietà. Grazie. In poche parole voglio spiegarvi un po' come funziona, cioè l'introduzione sul mercato di un nuovo portennesto. L'iter dura circa 6 anni, e la strategia di selezione di un nuovo ibrido di portennesti si basa su 3 pilastri, prendendo in considerazione le performance per il cliente, la performance in campo, ma un pilastro veramente fondamentale per la selezione di nuovi ibridi è la difesa contro i nematodi, che prende in considerazione lo sviluppo dell'apparato radicale, il danno che questi nematodi apportano alle radici, e l'indice di riproduzione, la sanità della pianta e l'impatto finale sulla resa. Questo è un esempio dei dati che noi raccogliamo su migliaia di ibridi che andiamo a selezionare e prendiamo in considerazione, come vedete, il Dinafort è un portennesto nuovo e a confronto con i controlli e con altre varietà anche nostre è quello che ha una maggiore protezione dai nematodi, un apparato radicale più sviluppato e un indice di riproduzione veramente molto basso. Diciamo che De Ruyter ha una storia dietro, una storia che nasce con Beaufort nel 1986, con Maxifort, con Optifort poi nel 2005, e nell'ultimo anno abbiamo introdotto 2 portennesti che sono Dinafort e Cratofort, e ci piace definirli come portennesti di nuova generazione. Nuova generazione perché hanno un qualcosa in più rispetto a quello che noi già abbiamo in gamma. In cosa si diversificano questi portinnesti di nuova generazione rispetto a quelli che erano presenti prima? Mi piace rispondere a questa domanda direttamente dal campo, con l'aiuto della regia. Nunzio Castella, il responsabile sviluppo prodotti per i portennesti De Ruyter. Oggi vi presento Cratofort, il portennesto di nuova generazione De Ruyter. Questo portennesto è molto vigoroso, ma mantiene l'equilibrio generativo vegetativo della pianta. Un portennesto forte che mantiene precocità, pezzatura ed eccellente colorazione dei frutti. Cratofort. Piante aperte e sane,
per un elevato potenziale produttivo. Un ampio pacchetto di resistenze per la protezione dei patogeni del suolo. Una coltura di pomodoro di successo nasce dalle buone radici di Cratoford. Una coltivazione di successo nasce da buone radici. Ti faccio anche complimenti per il dono dell'ubiquità, perché eri presente qui e contestualmente all'interno del video. Quindi cosa ci portiamo a casa? Essenzialmente il massimo dell'integrazione nell'ambito della difesa delle colture orticole, in questo caso del pomodoro, ma anche di tante altre colture. Una integrazione che passa attraverso la genetica, l'utilizzo quindi di portinnesti resistenti, di varietà resistenti e sempre più adatte a quello che è la richiesta del mercato, che passa attraverso l'utilizzo di prodotti di difesa che sono sempre più tecnici, sempre meno impattanti e sempre più rispettosi dell'ambiente, e attraverso il digitale, ovvero l'utilizzo dell'informatica per aumentare i livelli di conoscenza e avere anche una maggiore consapevolezza di quando utilizzare ogni singolo prodotto. Di fatto quello che sto vedendo in questi 33 anni di attività è che il fattore conoscenza, quindi la consapevolezza di quando utilizzare i prodotti, di come utilizzare i prodotti, deve crescere giorno per giorno nell'ambito dell'agricoltura. Una volta venivano commercializzati una serie di prodotti che garantivano un elevato potere abbattente e quindi l'agricoltore aveva bisogno di meno informazioni per fare un buon trattamento e per ottenere un buon risultato. Oggi invece è fondamentale conoscere bene come si comporta il parassita, saperne la biologia, avere informazioni legate all'ambiente, quindi tutti i dati meteo, quindi dati agroclimatici, e sapere come ogni singolo prodotto va a interagire su ogni singolo parassita in funzione di meteo, posizionamento e tutta una serie di dati che o vengono resi disponibili attraverso applicazioni informatiche oppure sono veramente complicate e difficili da padroneggiare per ogni singolo agricoltore. Quindi direi che l'agricoltura del futuro ha anche una difesa sempre più di precisione e un'esigenza sempre maggiore di integrazione tra questi tre mondi. A questi tre mondi, dal mio punto di vista, va sempre aggiunto, e ce l'hanno raccontato molto bene le tre esperienze di campo che abbiamo qui con noi, tutta la parte di carattere agronomica che vede in questi casi la solarizzazione, la rotazione, cioè tutta una serie di attività che integrate tra di loro ci permettono veramente di poter parlare di agricoltura sostenibile, agricoltura integrata di seconda generazione. Nel frattempo sono arrivate un pochino di domande, quindi invito tutte le persone, tutti i relatori che sono ancora collegati ad essere pronti, e vi faccio un po' di domande. Partirei da Giuseppe Latorre per chiedere come vede la gestione dei nematodi supportata dalla digitalizzazione in futuro. Sono domande che sono arrivate attraverso la chat. Quindi come la vedi questa digitalizzazione nel futuro della difesa nematocida? Sì, Ivano, è una cosa molto molto interessante, perché ci dà proprio una mano nel momento in cui si deve andare ad utilizzare il prodotto per andare a colpire il nematode. Una cosa è farlo, diciamo così, un po' a tentoni, un po' per l'esperienza maturata negli anni, un conto è farla grazie ad uno strumento digitale, ad uno strumento di precisione, nel momento esatto, in modo da cercare di utilizzare quanto meno prodotto possibile, quindi spendere meno possibile, impattare meno possibile nell'ambiente. Ma Giuseppe, sono difficili questi applicativi? Sono complicati da utilizzare o alla fine si possono utilizzare? No.
Certo che si possono utilizzare. Sì, è un discorso del nematodo, quindi di andare a monitorare la temperatura del terreno, è una cosa molto, molto facile. E anche il discorso poi di andare a somministrare i prodotti che abbiamo visto, sia il Velum o il Bioact, con l'impianto di irrigazione, con la manichetta, è una cosa molto semplice. Grazie Giuseppe, ci spostiamo su Fabio. Una domanda di carattere economico. Avete riscontrato un risparmio di profilo economico impiegando la solarizzazione e altri metodi alternativi alla fumigazione? Quindi, oltre ad un impatto, ad un minore impatto ambientale, ci si risparmia qualcosa? Sì, senza ombra di dubbio. Oltre a considerare il fatto che poi c'è il ritorno economico del riutilizzo della plastica. Ottimo. Victor, visto che mi hai raggiunto, domanda. Tu ci hai parlato del Nematool e ce l'hai fatto vedere fisicamente, quindi immaginiamo che a breve sarà a disposizione degli agricoltori. A che punto siete? Una domanda specifica anche su quanto riguarda la validazione, perché sono strumenti che devono poi adattarsi ad ogni territorio. Quindi se ci dici quando ci sarà e a che punto è la validazione. Ma giustamente, come dicevi te, la digitalizzazione e questa tipologia di strumenti sono un qualcosa che in un futuro saranno un must have. Quindi Bayer sicuramente investe molto in queste tematiche e ci tiene a portarle sul mercato, anche perché sono il primo passo per avere una vera sostenibilità in agricoltura, come si fa anche in altri settori. Sicuramente in questo momento in Italia stiamo validando lo strumento e in un futuro siamo prossimi alla commercializzazione. Sicuramente vogliamo integrare queste tipologie di tecnologie all'interno della nostra offerta, come facciamo anche per altre culture e per altre tipologie di prodotti. Grazie infinite. Una domanda specifica per Salvatore. Noi nell'incontro di oggi, come si riesce a vedere molto bene dalle immagini che sono dietro di me, abbiamo affrontato le tematiche legate al mondo del pomodoro. Ma i prodotti di cui ci hai parlato, il Bioact e il Velum, sono registrati solo sul pomodoro o le stesse attività e le stesse potenzialità ci sono anche per una serie di altre colture? Sì Ivano, allora il Velum è registrato su molteplici colture quali carota, cocomero, cetriolo, melanzana, melone, patata, peperone, tabacco, zucca e zucchina. Vedo che mentre il Bioact, vedo che sei preparatissimo, sembra quasi tutti un i giorni, quiz. Tutti i giorni abbiamo a che fare con queste domande, quindi o siamo preparati o siamo preparati. Ottimo, e l'altro? Allora, l'altro ha un'etichetta ancora più ampia, perché oltre a tutte le colture che ho nominato prima, abbiamo aglio, asparago, tutte le insalate, scalogno, sedano, fragola e cipolla. Spero di non aver dimenticato nulla, magari mi perdonerete. In ogni caso penso che l'etichetta sia più che disponibile, quindi di fatto nel rispetto di ciò che è riportato in etichetta sarà abbastanza facile individuare colture e tipo di nematode che viene controllato. Certamente. Grazie infinite Salvatore. Grazie a te. Nunzio, per chiudere, quali sono in pratica i vantaggi che vengono apportati dall'utilizzo dei portinnesti e come deve fare un agricoltore a scegliere il portinnesto più adatto alle proprie condizioni? Perché mi sembra di aver capito che non c'è il portinnesto che va bene per tutti. Anche in questo caso l'agricoltore deve fare l'imprenditore agricolo e fare delle scelte che devono essere guidate da quello che ci dici tu. Sì, hai detto bene. Non esiste un portinnesto che va bene per tutto e per tutte le varietà che si vanno a innestare sopra. E diciamo che noi come azienda, come Bayer, offriamo un portafoglio prodotti abbastanza ampio. E perché si innesta? Si innesta, il motivo principale è per difenderci dalle malattie terricole. E il nematode è il principe di questa malattia. E poi si innesta oggi sempre più perché la tendenza è quella di allungare sempre di più i cicli produttivi, soprattutto in Sicilia,
e quindi avere una maggiore resa durante, durante tutto l'anno di coltivazione. Come scegliere i nematodi e su che base? Innanzitutto i portinnesti, i nematodi scelgono già loro. Ah, ecco. Come scegliamo il portinnesto contro i nematodi? Come scegliamo i portinnesti? I portinnesti li scegliamo perché sulla base di che cosa? Su quello che vogliamo fare, quindi sulla varietà da innestare sopra, se a frutto piccolo, se a frutto grosso, in base alla lunghezza del ciclo, in base al terreno di coltivazione, in base all'acqua di coltivazione. Non è una scelta facile, ma non è neanche difficile, e noi, i tecnici Bayer, siamo a disposizione anche per eventuali consigli e suggerimenti. Grazie Nunzio. Io a questo punto, visto che ci sono anche altre domande, ma come dire, la giornata volge al termine, direi che possiamo avviarci verso la chiusura di questo incontro. Cosa ci portiamo a casa? Dal mio punto di vista ci portiamo a casa il fatto che grazie alla ricerca e grazie ad aziende che hanno ancora intenzione di investire nell'agricoltura e nelle eccellenze del Made in Italy, ci può essere un gran bel passo in avanti. Un passo in avanti legato a un utilizzo più razionale dei prodotti, un passo in avanti legato alla riscoperta di tecniche agronomiche che per molte cause, per diversi anni, a volte sono state poco utilizzate, un bel passo in avanti legato anche alla tutela della salute del consumatore e dell'ambiente, e anche un altro bel passo in avanti legato alla conoscenza e all'utilizzo delle nuove tecnologie. Quindi io mi porto a casa tante belle idee sul come utilizzare queste opportunità nell'ambito delle varie aziende agricole che si occupano in questo caso e nel caso odierno di pomodoro da mensa, ma anche di tutte le altre orticole. In chiusura io ci tengo innanzitutto a ringraziare chi ha organizzato questo evento, perché per organizzare questo evento ci vuole visione, per organizzare un evento di questo genere ci vuole competenza e per organizzare un evento di questo genere ci vuole anche una particolare passione, perché è un evento che di per sé sembra durare un'ora, ma in realtà dietro un'ora di evento in diretta ci sono teste, professionalità, impegni, competenze e voglia di raccontare una storia che è la storia dell'agricoltura italiana. Voglio ringraziare i relatori e lo faccio veramente col cuore. Io partecipo molto volentieri a questi dibattiti perché io sono la prima persona che impara e se non ci fossero questi eventi qui sarebbe difficile avere riuniti in una sala, a volte fisicamente come per i relatori che erano qui con me, a volte virtualmente con gli altri che ci hanno allietato con i loro contenuti e ci hanno raccontato le loro storie collegati, ma avere 8 persone assieme che parlano di questa problematica con competenza non è così facile. Il mio invito è quello di continuare a diffondere novità e innovazioni. Per chi è riuscito a seguirlo in diretta, il programma termina. Per chi non è riuscito a seguirlo in diretta, questo andrà direttamente sul canale YouTube di Bayer Crop Science TV. E vi invito ovviamente a rimanere collegati attraverso il sito di Bayer per sapere quali saranno i prossimi eventi di Bayer Crop Science TV, per capire di che cosa parleremo nei prossimi incontri, in modo che continuiamo a crescere assieme a chi ha qualcosa da raccontare per far crescere l'agricoltura italiana. Grazie a tutti voi, grazie per essere rimasti collegati, grazie per aver creduto in quello che vi avremmo raccontato e buona serata a tutti quanti. Ciao!